Eleonora Lobianco, allora una bella vittoria oggi contro il Belgio, la seconda qui a Bari, zone alte della classifica, insomma è una bella Italia. Sì, è sicuramente una bella Italia, oggi sono contenta perché sapevamo che il Belgio era una squadra a mio parere forte che ci poteva mettere in grande difficoltà, quindi siamo partite un pochino lente, poi dopo le abbiamo aggredite e le abbiamo tenute sotto tutta la partita. Il Mondiale inizia a prendere una piega positiva per l'Italia, l'obiettivo scritto è quello di arrivare a Milano, arrivano Giappone e Cina che non mollano lì in alto. No, no, assolutamente, adesso si archivia la prima piccola fase, domani cominceremo a studiare il Giappone e di conseguenza anche un po' la Cina, perché comunque Giappone e Cina hanno un gioco asiatico appunto simile, sono squadre forti, sono squadre con cui dovremo faticare molto. La tua storia la conosciamo bene, hai preso in mano quest'Italia in corsa, che mondiale è questo per Eleonora Lobianco? È il mondiale sorpresa. No, io sono innamorata di questa nazionale da sempre, lo sarò sempre, e quindi quando mi hanno chiamato ovviamente non potevo far altro che venire. Sto cercando di dare tutto quello che ho per aiutare questa squadra e questa nazionale a arrivare il più in alto possibile. Milano è vicina? Io penso a giocare, poi vediamo, non voglio pensare, non faccio conti, niente. Pensiamo a vincere per andare là.